Buongiorno a tutti. Dopo la partita di ieri sera col Parma, devo dire che ieri sera ero abbastanza incazzata e amareggiata. Oggi, ragionandoci più a mente fredda, devo dire che nonostante ieri sera ero incazzata perché pensavo che non si può perdere una partita dove si perdono dei punti importanti che servono. Con un Parma che fondamentalmente ha subito, con noi che abbiamo spinto tanto con traverse, pali, incroci dei pali, gol annullati, tante occasioni da gol mancate. Sinceramente, oggi devo dire che abbiamo avuto sfiga. Ieri ero incazzata, ma oggi devo dire che abbiamo avuto sfiga. Siamo stati proprio sfortunati. Detto questo, devo dire che nonostante io ho sempre portato Rebic così, dopo l'infortunio non mi sta piacendo. Non sta giocando nel suo ruolo, gli mancherà Ibra, i compagni lo stanno servendo diversamente rispetto a prima, però devo dire che non mi sta piacendo. Auge, ne ho sempre parlato bene e continuo a parlarne bene perché mi piace molto, però devo dire che ieri sera non eccellente, molto molto bene Theo Hernandez, oltre che la doppietta comunque è un toro, ha giocato bene bene, quindi sono molto contenta. Per il resto devo dire che siamo veramente sfortunati, oltre che pali, traverse, robe, ci è andata male ieri sera e oltretutto abbiamo fuori Kier, adesso Gabbia, abbiamo fuori Ibra, Bennacer si è fatto di nuovo male. È appena rientrato Leao, che anche lui non mi sembra proprio in splendidissima forma. Diciamo che stiamo giocando tanto, quindi siamo anche un po' sotto stress. I giocatori avranno anche un certo stress muscolare, non lo so. E quindi niente, speriamo che adesso di recuperare Kier e Ibra con il Genoa e testa alta al campionato e testa anche all'Europa League, che stamattina sono appunto state fatte. Sono state fatte le estrazioni di Europa League, il Milan è capitato contro lo Stella Rossa, poteva andarci meglio, ma poteva sicuramente andarci peggio. Quindi io personalmente sono molto contenta. Oltretutto, noi milanisti ci dovremmo ricordare che la nebbia di Belgrado, anni fa, un bel po' di anni fa, con Arrigo Sacchi ci ha portato bene. Quindi incrociamo le dita e sempre forza Milan.